Oggi vedremo come fotografare la Luna con uno smartphone ed una lente zoom. Su internet i modelli disponibili sono davvero molti. Dovrete scegliere, oltre al potere di ingrandimento della lente, anche l'adattatore che meglio si adatta al vostro smartphone. Io ho scelto questo perché, avendo una fotocamera centrale, questa era la soluzione ottimale. Quindi dovrete posizionare l'anello esattamente al centro della fotocamera, in maniera tale che la lente produca una luminosità omogenea e non ci siano quindi problemi di vignettatura. A questo punto, dopo aver centrato l'anello, possiamo inserire la lente. Altro accessorio fondamentale sarà un piccolo cavalletto fotografico. Vi sconsiglio infatti di provare a scattare a mano libera, in quanto le inevitabili vibrazioni andrebbero a creare una foto mossa e povera di dettagli. Con questo piccolo accessorio invece ci assicureremo una facile messa a fuoco, comoda, e inoltre eviteremo il mosso e quindi cattureremo il maggior numero di dettagli possibili della superficie lunare. Il nostro setup di ripresa è pronto, non ci resta che testarlo sul campo. Generalmente fotografare la Luna non richiede una grossa pianificazione. Sarà però importante conoscere almeno l'orario in cui la Luna sorge e tramonta. Vi consiglio infatti di non scattare semplicemente una foto in cui si vede soltanto la Luna, perché non abbiamo a disposizione ingrandimenti tali da poter riempire tutta l'immagine. Il consiglio che vi do è quindi di ambientare la Luna e quindi conoscere ad esempio l'ora in cui sorge ci permetterà di riprendere insieme alla Luna magari il profilo di una montagna in modo da rendere l'immagine più interessante. Per comprendere meglio questo concetto vi farò vedere alcuni esempi pratici. Questo è un esempio di quello che possiamo vedere con la tecnica utilizzata, ovvero con l'utilizzo di un semplice smartphone, di un cavalletto fotografico e di una lente zoom. Il risultato, sebbene possa sembrare non eccellente, in realtà è sorprendente perché riusciamo ad osservare in maniera molto netta sia i mari che i crateri maggiori. Sicuramente vi starete chiedendo quali sono le migliori impostazioni per la fotocamera del vostro smartphone per ottenere la foto che abbiamo visto. In realtà io ho utilizzato la modalità automatica. In sostanza, quando riprendiamo una scena, cliccando nell'area di interesse, in questo caso quindi nella parte centrale dove c'è la Luna, lo smartphone valuta qual è la luminosità e quindi decide quale valore ISO impostare e quale tempo di scatto usare, oltre che impostare il giusto bilanciamento del bianco. Quindi nella maggior parte dei casi vi basterà utilizzare la modalità automatica. Se il vostro smartphone è dotato di una modalità di scatto avanzata, quindi di una modalità Pro, potrete decidere voi qual è il tempo di scatto migliore e la velocità ISO più adatta. In realtà però non esistono dei valori di riferimento, in quanto la Luna cambia la sua luminosità in funzione della fase. Quello che però possiamo dire è che sicuramente sarà conveniente scattare con un valore di ISO più basso possibile. Essendo la Luna un soggetto molto luminoso, non è infatti necessario alzare questo valore e adattare il tempo di scatto in funzione della fase. Magari durante la Luna piena il tempo di scatto potrà essere di un 160esimo, un 250esimo di secondo, in funzione anche della luminosità della lente che andrete ad acquistare. Questo tempo andrà via via aumentando nelle fasi meno luminose. Come vi dicevo in precedenza, non avendo a disposizione uno zoom paragonabile a quello di un telescopio, converrà aggiungere nella composizione anche elementi paesaggistici in modo da rendere lo scatto più interessante, più incisivo. Quindi possiamo scegliere il profilo di una montagna oppure degli alberi o tutto ciò che vogliamo. Un altro consiglio è quello di sfruttare anche la variabilità del meteo e scattare anche quando le condizioni sembrano non essere le migliori, come potrebbe essere una serata ricca di pelature.
L'ultimo consiglio che vi do, forse il più importante, è quello di utilizzare sempre lo scatto ritardato, con un timer di almeno 3-5 secondi. Questo per evitare che la pressione del tasto di scatto introduca vibrazioni che andranno sicuramente ad abbassare la qualità dell'immagine. Per tutti quelli che hanno un telescopio sarà possibile utilizzare un adattatore che permetterà di collegare lo smartphone al telescopio. L'adattatore è molto semplice, è costituito da una parte superiore che si collega all'oculare e da una inferiore che ospiterà lo smartphone. Come vedete, l'adattatore è universale e può ospitare qualsiasi tipo di smartphone. L'utilizzo è davvero immediato. Quello che dovremo fare all'inizio sarà collegare l'oculare con la parte superiore dell'adattatore e stringere il perno centrale. Successivamente andremo ad alloggiare lo smartphone nella parte in basso, facendo attenzione ad allineare in maniera più precisa possibile la fotocamera all'oculare, stringendo il cellulare affinché non ci siano movimenti indesiderati. A questo punto andremo ad inserire l'oculare nel focheggiatore del telescopio e, una volta attivata la fotocamera, continueremo la procedura di allineamento della fotocamera all'oculare, in modo da ottenere un'immagine che non presenti vignettatura. Una volta inquadrata la Luna con il nostro telescopio, potremo dedicarci con calma alla messa a fuoco. Teniamo conto che ad ogni regolazione del focheggiatore l'immagine potrebbe vibrare e per fare la successiva regolazione del focheggiatore converrà aspettare la fine di queste vibrazioni. Come vediamo, spesso l'immagine tende a diventare troppo luminosa, questo perché l'esposimetro del cellulare riconosce la scena poco luminosa e tende ad aumentare il tempo di esposizione. Cliccando sulla Luna, l'esposimetro regolerà le impostazioni di scatto in funzione della luminosità della Luna stessa. Se abbiamo fatto tutto correttamente, riusciremo ad ottenere un'immagine simile a questa, quindi molto ricca di dettagli, in cui sono ben visibili sia i crateri che le altre caratteristiche superficiali della Luna.